Wahey Kuj, ben ritrovati dal vostro Andrea Cromantuno su Yo-Kai Watch Nuzlocke. Se non sbaglio, in questo capitolo, oltre a prendere questa fantastica bici, dove l'hai presa, papà? Al negozio di biciclette, dove vuoi che l'abbia presa? Dovremo affrontare il quarto boss, ovvero Blancon, se la memoria non mi inganna. Tutti gli stakeholder hanno aderito e possiamo procedere, grazie a te. Abbiamo perfino conseguito tutti i risultati di produttività attesi. Considera questa bici il mio modo per ringraziarti. È quella che volevi, no? Proprio lei. Non ho capito niente di quello che hai detto, ma grazie. Fantastico, Nate. Tuo padre è stato molto carino a premiare così il tuo impegno. Ricordo come ero felice quando ho ricevuto la mia prima bici. Andavo in bici per ore fino al tramonto. Mio padre si arrabbiava sempre. Quindi tu non farlo, magari. Ma la per terra... Ah, è la borsa del padre. Mi sembravano delle scarpe. Non ero sicuro che fosse dell'altezza giusta. Come la senti? È perfetta, grazie. Portala a fare un giro di prova per il quartiere. Basta che torni prima che sia buio. Mi piace l'idea di tuo padre. Portiamola a fare un giro. E finalmente abbiamo un mezzo di trasporto più veloce. Una bicicletta. Potrei andare a Via dei Fiori. È la distanza ideale per un bel giro in bici. Vai a Campiferito, in centro c'è troppo traffico. Ok, grazie ancora papà. Kyuubi il bullo. O forse c'è prima. Oh, aspetta. Sì, ok. Forse prima c'era Dottor Frank. Non mi ricordo chi c'era prima da sfidare. Ad ogni modo, io andrei un attimino a fare proprio un giro in centro, ad essere sincero. Perché vorrei proprio prendere un attimino una cosa che si trova solo in mare. Del tonno scelto dovrebbe trovarsi in mare. Vediamo un po'. Ah, ecco qua, forse qui. Quanti pescetti. Oddio, questo è difficile da prendere. Dai, 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 grande. Un pesce zebra, cos'è? Ishi dai, dai che ce la fai, Animal Crossing. Oddio, questo è bello. No, ioi. Oh, se n'è andato. Quello è un altro Ishidai. Niente, allora, non mi interessa per il momento l'Ishidai. Oh mio Dio. Ah, questo poi non è facile, perché guarda, c'è anche quello sotto, c'è. Ah no, forse non c'è quello sotto. Snapper rosso. Lo snapper. Grande snapper. Io abito in una città portuale e da noi si possono prendere... pochi pesci, delle spigole magari, se hai fortuna. Oh no! Oh no, per un badai! Per un pelo, da noi gli sgombri, comunque sia. Le spigole. Il mare, è il mare, insomma, dai. Robe comune. Ah, addirittura c'è l'aura di noi yokai, oh mio Dio. Ah, ma non posso catturare nulla qua. Perché ho trovato Dimenticap in centro. Uffa. Un altro yokai? Ah, sì, Banz, Danz, Tanz. È la compagnia cantante. Io, questa è quella che sta bighellonando. Non ho voglia di fare niente, quasi quasi me ne vado a casa. Questa sì, è lo yokai che sta incantando la poliziotta svogliata. Ah, Kata... Oddio, com'è che si chiama questa? Katano. Ah, Katano. Allora, io mi ricordavo Katana. Katana. Che sarebbe il nome inglese, Katano. Katana. E combattiamolo comunque sia per riprenderci la libertà di scelta. Il prossimo yokai evolversi dovrebbe essere, se tutto va bene, non ho fame in Offam. Oppure Patizoma... dovrebbe evolversi pure prima. Ah, dobbiamo tornare alla stazione di polizia ora. Peste missione non mi serve. Questo episodio lo faccio molto sciallo. Vado un po' alla ricerca di cose così. Vedo un po' di roba che c'è in giro. Proprio calmo calmo lo faccio, senza fretta.
Voglio questo, voglio. Cos'è? Un luccio? Oh, sì! No, cos'è sto pesce? Pesce scatola! Oh mio Dio, ma esiste? Esiste il pesce scatola! Oh, potrebbe essere sgombro raro, vabbè. Nulla di che. Preferivo un tonno scelto. Non so poi se si può comprare. Ah, dal pescatore, da quello, dal cacciatore della giungla si può prendere. Mamma mia, questi che roba sono? Un blue marlin. Oh mio Dio. No, sì, è lui. Preso. Grande, grande. Oh, bello. Ah, quello è un altro sgombro. Ok. Bello il Marlin. Bello. Blue Marlin. Marlin. Stiamo lì. Quello è il nome. Guardalo! T'hanno scelto così! Grande! No, ragazzi, che botta proprio di culo. Mamma mia! Allora, non c'è più bisogno di che vada dal cacciatore della giungla. Ma posso portare la Gibanian. E qui c'è un'altra via dove possiamo cercare a prendere. Cercare di prendere. Non mi dispiacerebbe dire vero un Segnam, eh. Un Segnam a questo punto non mi dispiacerebbe, se devo essere sincero. Ma che mangia Segnam? Carne? Ehi, cagnolino, sconfitto 3-4 suspicion. Bau bau bau. Ottimo lavoro! E altri punti spera pochini, però all'inizio del gioco sono sempre comodi. Sfera piccola. Sono molto tentato di usare le sfere sul nonno fame per farlo salire di livello e quindi farlo evolvere, però mi tengo, mi trattengo. Signor Vitaliano, qualche missione per me? Dai che voglio aumentare il rango. Sì. Allora, vediamo un po', chi devo trovare? Potenziare quell'orologio non è una cosa da nulla, sai? Voglio accettarmi che i tuoi nuovi amici non siano troppo forti per te. Ah, sì, è naturale. Cosa dobbiamo fare? Devi solo sconfiggere gli yokai che ti indicherò. Puoi trovare tutti e tre a Baldoro Centro. Segnam, ok. Il secondo è Suspicion. L'ultimo è Collerio. Ma posso trovarli tutti quanti e tre lì, praticamente? Ah, devo proprio trovarli così! No! Presi anche i soldi. Una cosa veloce, grazie, ci bagna. Qua è vero, poi mica mi ricordavo che devo per forza sconfiggere degli yokai che lui mi dice di trovare in quel posto. Anche se trovano tutti quanti e tre insieme non va bene. Ah, accidenti. Sì, è qui. Che stai facendo qui dietro? Ha un affare sospetto, non ostacolarmi, dovrai vedertela con me. Ha un affare sospetto. Qui che affare? Latte alla frutta per Soma. Che non basta a caricare l'Energy Max. E vai. Ottimo, ottimo. Grande padre. Ehi, calma, calma, calma. Oh. Dov'è? Che fai? Calma così, calma. Oh. Perfetto. Ora vediamo un po' l'ultimo. Ah, ok. Sembrava un yokai nuovo. Oddio, qui, in effetti qui potevo trovare uno yokai nuovo. Non ho visto chi era. Ah, Favorio, quindi niente. Un'altra cosa andata a gambe all'aria. Oddio, la sala giochi. Sì, è qui dietro. Eccolo qua, dai, Collerio. Che volete, pensate di potervi battermi? Sì, Collerio, penso di poterti battere. Dai, su, attaccate. Oh, e allora, ci voleva tanto? No, dai. Ci manca ancora un po' per salire di livello, ragazzi, ma non preoccupatevi. Abbiamo sconfitto tutti gli yokai. Torniamo da signor Bellavista. Certo, Whisper. Ad ogni modo, ora che potenzio l'orologio, posso usare un'altra volta la Slot Kai. E usare un'altra volta la Slot Kai significa poter trovare un altro yokai. Purtroppo ho solo una moneta generosa. Quindi, lo yokai che uscirà sarà della tribù generosa, però.
Potrebbe essere... Pacignolo. Moneta blu. Ottimo. Ottimo. Tribù oscura. Tribù oscura. Bene, bene. Meglio così. Meglio così. Da, ma guardalo. Qui per... Allora, Cicabile. Cosa che... O Cicabile. Ciò che non mi piace è il suo Energy Max. Se no diventa molto più forte con l'evoluzione. Facciamolo un po' evolvere. Cicabile. Cicabile. Guardare il soprannome? No, già ce l'ha, è Soma. Perché devo dargliene un altro? E Padezoma si evolve in... Pade solo. Grande. Ce l'ha già il soprannome? O no? O non gliel'ho dato? Vabbè, ad ogni modo è uguale. Dai, sumo, soprannome o non soprannome è una cosa opzionabile. Non serve per forza. Eccolo! Si vede quanto è grosso, mamma mia! No! Dovrebbe essere questo. Sì, è questo senz'altro. Mamma mia, tutte quante quelle che potevo usare ho usato. Dai! Vieni con me, Ucio gigante! Sei mio! Sì! E vai! Ok, sono troppo contento di averlo preso. E ora portiamolo al pescatore, là, quello che vuole Ucio gigante. Eccolo qua. Caspita, mi ha fatto davvero un favore enorme. Ora posso smettere di trovare scuse scadenti. Grazie mille. Io lascio lo stile, Fuji. E vi do appuntamento a domani, dove continueremo la storia di questo capitolo, dove vedremo Kyuubi cosa ha da dirci. Quindi io come sempre vi ringrazio e ci vediamo domani con un nuovo video. Bye bye.